Enjoy Side, il magazine dedicato alle eccellenze del Made in Italy e non solo. In questa puntata, Museo dell'Automobile di Torino, dove la storia della società, della cultura e dell'auto si uniscono in un legame indissolubile. Le Langhe, cuore pulsante dell'eccellenza dei vini piemontesi. Un giovane imprenditore unisce tradizione e innovazione con grande entusiasmo e dinamismo. Il viaggio prosegue in Toscana, un focus nel territorio del Chianti classico. Il prezioso racconto dell'ultima generazione di una famiglia blasonata. Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. 19.000 metri quadri di spazio espositivo suddiviso in sale che permettono di definire con esattezza tematiche e periodi storici, fornendo al visitatore un chiaro percorso narrativo dagli albori ai giorni nostri. Il percorso nasce nel 1933 con un primo museo che poi si sposta nello stadio comunale finché c'è la seconda guerra mondiale con i bombardamenti. Biscaretti di Ruffia, che è quello che ha iniziato a collezionare tutti i pezzi del museo, che ha dedicato tutta la sua vita per la collezione, quindi ha raccolto tutti i pezzi che raccontano veramente la storia dell'auto non solo italiana o torinese, ma del mondo. Poi negli anni 60, quando si preparava l'esposizione internazionale dell'Unità d'Italia qua a Torino, Biscaretti, ossessionato dall'impossibilità di utilizzare lo spazio che gli era stato dato allo stadio per continuare a ospitare vetture, aveva deciso di abbandonare la collezione. E allora il sindaco di Torino, parlando col comitato di Italia 61, decisero di dare il terreno dove noi ci troviamo oggi col museo, e quindi gli industriali di allora, capitanati dall'avvocato Giovanni Agnelli, che era il presidente del comitato di Italia 61, presero l'iniziativa di finanziare la costruzione del museo dell'auto, quindi 1960. Il povero Biscaretti, 6 mesi prima dell'inaugurazione, purtroppo morì. E quindi il museo progredì per 50 anni, 40 anni, e finché arrivammo negli anni 2000, ci avvicinavamo alle Olimpiadi, che erano nel 2006, l'avvocato Agnelli mi chiamò e mi disse: lei che ha dimostrato di avere passione per l'auto, perché le facevo anche le vetture speciali e tutto, non potrebbe interessarsi a farmi cambiare questo museo che trasmetta passione? Perché l'auto deve trasmettere passione, invece quel museo lì mi sembra un po' una cattedrale, molto, molto triste. Poi l'avvocato è morto anche il fratello, e quindi mi trovai da solo nel 2004 a parlare col sindaco nuovo di Torino, che era Chiamparino. E allora lui accolse molto il messaggio, capì l'importanza di non abbandonare la storia dell'auto, perché Torino era riconosciuta la città dell'auto, e quindi radunò attorno a sé il rappresentante della regione, la provincia, le due fondazioni bancarie e l'ACI di Roma, che è socio del museo da quando è nato. Questo partì nel 2004. Nel 2007, dopo aver fatto le gare, tutto quello che c'era da fare, con l'aiuto di François Confinot, che era lo scenografo che aveva fatto anche il Museo del Cinema, con un comitato scientifico del museo, decidemmo quello che volevamo dire, quello che volevamo fare. E poi nel 2011 l'abbiamo inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Napoletano. Quindi abbiamo creato tutte le sfaccettature che tengono vivo un museo. Non deve essere statico, tanto vale che abbiamo coniato un termine, che questo è un museo non da visitare ma da frequentare. Il viaggio all'interno del museo comincia da Genesi, che è un omaggio ai precursori che hanno creato un modo di muoversi svincolato dalla forza fisica animale. I cavalli diventano fantasmi. Con molteplici intuizioni si passa dalle evoluzioni delle carrozze a nuove forme, come quella a siluro, per raggiungere velocità inaudite. Il grande garage del futuro. Siamo in un grande garage officina d'inizio Novecento.
operai di alto livello, progettisti, meccanici e imprenditori lavorano fianco a fianco sull'oggetto che incarna il futuro, il progresso, la novità, l'automobile. Il futurismo fa da sfondo al fervore meccanico del Novecento. Tra i simboli di questo movimento culturale proteso verso la modernità ci sono infatti l'automobile e l'ebbrezza della velocità. 1907. L'automobile diventa il mezzo con cui misurarsi con l'impossibile. La metà del mondo vista da un'autovettura. 16.000 km in 60 giorni. Ecco Itala, la pioniera della Parigi-Pechino. 2 anni l'automobile diventa anche sinonimo di lusso. Nascono le prime vetrine dell'auto, i saloni automobilistici, organizzati nelle più importanti città europee. Diradate le nubi della guerra, si riaccendono i riflettori. La musica, i miti ed i colori di una nuova epoca. L'evoluzione tecnica è inarrestabile e la carrozzeria in serbo capolavori senza tempo. Ecco un'icona degli anni 20, è la Isotta Fraschini, esposta al Salone di Parigi nel 1919. Gli anni a cavallo tra i 20 e i 30 del Novecento sono determinati da grandi stravolgimenti sociali, economici e politici, in Europa e nel mondo intero. È una vettura moderna, affidabile e di gran successo. È la Fiat 508, ma per tutti è la balilla. Finisce la guerra e tutto è da ricostruire. L'eccellenza artigiana che aveva creato il mito dell'Italia su quattro ruote si confronta con una nuova dimensione industriale. E nel design nulla sarà più come prima. Definita la scultura in movimento, Cisitalia 202 arriva al MoMA. Tutto merito di Pininfarina, che segnerà una nuova epoca del car design. Gli italiani scoprono il boom e la fabbrica diventa industria. Una società desiderosa di svago, di progresso e di automobile, che finalmente inizia ad essere realtà, grazie a nuovi modelli e costi accessibili. Sono gli anni della ripresa. Veloce, moderna ed italianissima, la fidanzata d'Italia segnerà un'epoca. Alfa Romeo Giulietta Sprint. Sullo sfondo la dolce vita va avanti con i nuovi ritmi e con i nuovi oggetti. Protagonista del jet set, del mercato, sogno di una generazione. Ora una leggenda. È Jaguar E-Type. Il museo riserva tante altre sorprese, tra cui il mito della velocità raccontato da una splendida collezione di auto da corsa, in una sorta di cavalcata onirica ed entusiasmante, l'evoluzione del design e la storia del motore, oltre all'allestimento di varie mostre temporanee che rendono questo spazio veramente dinamico. Nel nostro viaggio attraverso le eccellenze italiane siamo sempre in Piemonte, la zona è quella bellissima delle Langhe, sono insieme a Rodolfo Migliorini, terza generazione dell'azienda Rocche De Manzoni, che da pochissimo ha compiuto i suoi primi 40 anni. Sì, siamo qua a Monforte, nella mia azienda di famiglia, come hai detto io sono la terza generazione e abbiamo compiuto 40 anni da un solo anno, quindi siamo dei neo-quarantenni. Io sono figlio di questa azienda, sono nato e cresciuto dopo la creazione di questa azienda da parte della mia famiglia, quindi è da sempre che sono immerso in questa realtà.
La vocazione di questo territorio notoriamente è per i vini rossi, ma in realtà non si producono soltanto vini rossi. Ecco, andrei nello specifico, parlerei proprio dei prodotti che voi fate nascere in questa zona meravigliosa. Beh, giustamente i vini rossi la fanno da padrone e sono i vini più rappresentativi ancora. Grazie a dei visionari, uno dei quali è stato mio padre, ci sono state delle grandi innovazioni che dopo 40 anni stanno iniziando a diventare tradizione. Una di queste è la bollicina. Il Valentino Riserva Enena, che è la prima bollicina che è stata prodotta nel territorio delle Langhe, quindi nel territorio di produzione dei vini Barolo e Barbaresco. Nel 1978 noi siamo usciti sul mercato, quindi una scommessa fatta almeno 30 anni prima che la bollicina nelle Langhe diventasse gettonata. Quanto è importante per l'azienda Rocca dei Manzoni il rapporto tra tradizione e innovazione? Beh, la tradizione è importantissima perché affondiamo le radici nella tradizione anche come metodologie. L'innovazione è quella che ci ha portato a migliorare queste metodologie, perché c'è sempre un margine di miglioramento. Quindi seguiamo il solco tracciato precedentemente, ma cercando continuamente di migliorarlo. Quindi diciamo che il motore, il dinamismo parte dal concetto della tradizione, ma sicuramente va sempre avanti con l'innovazione. Ecco, nello specifico vogliamo ricordare quali sono i cru più importanti e, per quanto riguarda i rossi, e anche magari andare nello specifico sul prodotto bianco, con che uva è fatto e che tipo di vino è. Per quanto riguarda i Baroli, ecco, siamo fortunati come Rocca dei Manzoni, o meglio, sono fortunato a poter vinificare alcuni dei gruppi importanti della zona del Barolo. Per citarne solo qualcuno, Madonna Assunta la Villa, da cui produciamo una riserva di Barolo 10 anni, Vigna Cappella Santo Stefano, che più che famosa è famigerata come vigna nella zona del Barolo, perché dal 1200 si è sicuri della presenza di coltivazione di uve. Invece per quanto riguarda lo spumante, ecco, noi abbiamo fatto una scelta 30 anni fa di lavorare solo ed esclusivamente con Chardonnay e Pinot Nero, quello che credo ancora oggi che siano le due varietà migliori per la produzione dei vini spumanti. Oggi si usa anche il Nebbiolo per fare questo, ma non da noi. Noi continuiamo su quello che abbiamo fatto per questi primi 40 anni. Oltretutto le vendemmie di queste uve vengono fatte in momenti completamente diversi. Beh sì, noi avendo queste tipologie di produzione iniziamo più o meno all'inizio di agosto. Quest'anno ad esempio abbiamo iniziato il 5 di agosto per la raccolta delle uve da vino spumante. In questo momento stiamo facendo i nebbioli e credo che finiremo intorno al 15 di ottobre. Per quanto riguarda i mercati nuovi che si sono affacciati all'interno, insomma, del mercato del vino italiano, nello specifico Rocca dei Manzoni dove sta guardando in questo momento? Beh, guardiamo sempre i mercati che sono stati per noi crescita, sostentamento, e hanno creduto per primi nei nostri prodotti, quindi Germania, Stati Uniti, Svizzera, Italia stessa, che per noi è molto importante. E ci siamo aperti già da parecchi anni a quello che è il Giappone, alla Cina negli ultimi 10 anni, diciamo che è diventato uno dei mercati più importanti a livelli quantitativi per noi, che non produciamo tante bottiglie comunque. Una curiosità su Rodolfo Migliorini. So che hai tante passioni e so nello specifico che forse hai anche la passione per i motori. Beh, dopo il vino ho i motori e la musica, però i motori sono una passione fortissima, sì. Senti, se dovessi così citarci una macchina, un'automobile che hai un po' così nel cuore, quale sarebbe? Beh, ti cito la Jeep Willys, perché macchina storica, una macchina tradizionale che però guardava un'innovazione per gli usi che aveva, quindi una macchina di cui sono innamorato. E allora noi andiamo adesso a vedere al Museo dell'Auto di Torino proprio una scheda su questa macchina. Willys è il famoso veicolo impiegato dall'esercito americano durante l'ultimo conflitto mondiale. Il nome Jeep deriva dalla pronuncia delle iniziali GP, General Purpose, ossia multiuso. Fu costruita dalla Ford in quasi 300.000 unità. Robustissima, instancabile, la Jeep venne utilizzata negli impieghi più disparati fino a diventare, per antonomasia, sinonimo di veicolo fuoristrada a quattro ruote motrici. She rode up on it, returned to sender, address unknown,
such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown. Rodolfo, ma l'hai rubata al Museo dell'Auto di Torino? Oh, questa è la mia. Ah, ma quindi insomma la tua passione si è tramutata in realtà. Ma quanto tempo ci hai impiegato a trovare quest'auto? Guarda, questa Willys l'ho cercata per una quindicina d'anni, per il modello che volevo io. E adesso è mia da 6 anni. Senti, ma dove l'hai trovata? In Italia o fuori? L'ho trovata in Italia da un collezionista. Raccontaci qualcosa delle caratteristiche di questa macchina. Prima di tutto, di che periodo è esattamente? Allora, questa è una Jeep Willys del 1943, accomunabile alla Bantam, quindi uno dei modelli più ricercati. Sicuramente ci saranno tantissimi appassionati in questo momento che magari vorrebbero sapere anche qualcosa in più proprio sul motore di questa macchina. Guarda, questo è un motore che ha fatto la storia, è un 2000 di cilindrata benzina. Il nome del modello di questo motore si chiama Godevil e ampiamente utilizzato proprio perché è affidabile. Grandissima motricità, grandissima trazione e un motore che non ti delude mai. Non grandissime prestazioni, ma arrivi ovunque. Rodolfo, cosa indicano questa scritta e questi numeri sopra il cofano dell'auto? Beh, USA è ovviamente il paese di appartenenza del mezzo e invece i numeri sono la matricola militare dove come riferimenti c'è la compagnia, l'armata e l'utilizzo del veicolo. Allora, ringrazio tantissimo Rodolfo che ci ha accompagnato in questo scorcio di storia attraverso questa auto che rappresenta fortemente una delle sue passioni e direi noi ci spostiamo in un noto ristorante di zona a farci preparare un piatto tipico della cucina delle Langhe. Stasera presento i ravioli di coniglio, il coniglio grigio di Carmagnola che ha una caratteristica, è una carne straordinariamente buona. Carmagnola è un paese vicino ai confini con la Langa, tra la Langa e Torino. Allora andiamo a cuocerli, tempo di cottura da quando bolle un minuto e mezzo perché la pasta è molto fine e per non togliere il gusto alla carne che c'è dentro le abbiniamo come salsa a un burro, però un burro un po' particolare, un burro di montagna, un burro di alpeggio. Questo burro andiamo a profumarlo con dei profumi del nostro orto, in questo caso della salvia e del timo. Questo è il timo selvatico, il timo serpillo. Nella nostra padella andiamo a mettere un po' di acqua di cottura per legare un po' questo burro, se no frigge troppo. Ok, possiamo tirarli su, il sughetto è pronto. Adesso andiamo a impiattare il piatto, perché il piatto è pronto. Questo è veramente un nostro piatto tipico di Langa, perché in questo periodo abbiamo della materia prima eccezionale, abbinata a questo burro straordinario, dove per valorizzare il piatto gli mettiamo sopra il burro questa schiuma, questa nuvola, questa schiuma di burro e per finale il gioiello della nostra terra che è il tartufo. Ho il grande onore di essere insieme a Maurilio Garola, chef stellato. Siamo nella zona del Barbaresco, nella splendida cantina del suo ristorante. Ci ha preparato questo bellissimo piatto. Maurilio, con che cosa abbiniamo questa pietanza? E con cosa abbinarlo? Abbinarlo a un grande vino. Io amo il Barolo e in questo caso, a maggior ragione, questo grande Barolo in 10 anni di Podere Rocco dei Vanzoni, io lo trovo che è un abbinamento straordinario. Sì, cin cin. Adesso andiamo in Toscana.
ospiti della famiglia Antinori, che da oltre 600 anni si dedica alla produzione vinicola. Incontriamo Allegra, figlia del marchese Piero Antinori. Il primo membro della famiglia si chiamava Giovanni di Piero Antinori e entrò a far parte dell'arte dei vinattieri nel 1385. Poi da lì c'è sempre stato un membro della famiglia che ha continuato l'attività vinicola. Certo, non erano solo la nostra attività è diventata un'attività sempre più importante quattro generazioni fa con Ludovico e Piero Antinori, che erano i miei bisnonni. Poi Niccolò, che era mio nonno, l'ha ulteriormente sviluppata, ma in realtà mio padre Piero è stato quello che, anche dovuto a un momento storico, per cui quando la mezzadria comunque finì, per cui le famiglie comunque potevano riprendere completamente il controllo delle loro campagne in mano, ha veramente rivoluzionato molto il metodo di fare vino, ma anche ha ingrandito tantissimo l'azienda e l'ha resa quella che è oggi. Ecco, l'azienda Antinori ha in realtà diverse tenute in Toscana e in Umbria anche. Noi in questo momento ci troviamo a Tignanello. Sì. Vogliamo ricordare anche ai nostri telespettatori esattamente in che zona della Toscana ci troviamo? Noi siamo nella zona del Chianti Classico Fiorentino. Questa qua è un'azienda che noi abbiamo da tantissime generazioni. Il primo Tignanello è stato fatto nel 1971, per questa la prima annata di questo vino, che poi è diventato il nostro vino iconico, il nostro vino che comunque ci rappresenta meglio proprio come blend, questo mix che noi abbiamo molto forte di essere un'azienda molto tradizionale ma anche con una visione, per cui un'innovazione e una modernità molto spiccata. Però il Tignanello ha cominciato una nuova categoria di vini che poi sono stati chiamati Super Tuscan dagli americani, perché non sapevano come chiamarli, perché erano vini che venivano da una regione, da una zona molto tradizionale, ma uscivano dalle regole di quella regione. Poi abbiamo fatto il Solaia dallo stesso vigneto dopo, che era la formula contraria. Ecco, interessante questo concetto, questa cosa che ci raccontavi del Solaia, no? Perché appunto Tignanello produce anche altri vini e questa formula al contrario, molto interessante. Ma lì successe perché nel 78, che fu la prima annata del Solaia, ci fu un'eccedenza di Cabernet. Allora, visto che il Tignanello comunque aveva la sua formula, che era fatta comunque col 20% di Cabernet, si provò a imbottigliare il Cabernet per conto suo e fu, se ne fece credo 2-3 mila bottiglie, veramente pochissime. Infatti mio padre provò questo vino e disse: questo vino vale veramente la pena di farne qualche cosa, proviamo a imbottigliarlo. Infatti l'etichetta è un biglietto da visita marchese alle Piantino, che sto Solaia sopra. Poi abbiamo aggiunto il 20% di Sangiovese per dargli proprio quella toscanità, legarla a questa terra, e il vigneto è lo stesso, un vigneto di 25 ettari, di cui 20 per il Tignanello e gli altri 4 per il Solaia. Da qualche anno avete anche ingrandito la vostra cantina, la vostra antichissima cantina, e in realtà la prima parte della cantina a quando risale? La parte sotto della fine del 1600, la parte vecchia. Poi noi abbiamo cominciato a rifare la cantina nel 93, la cantina storica del Solaia, che è la più vecchia, la cantina che abbiamo rimesso a nuovo nel 2003, abbiamo finito, del Tignanello. Allegra Antinori, hai avuto subito così l'amore verso questo lavoro, o diciamo è stato un po', come dire, un proseguire il lavoro dei genitori? Questo io lo dico sempre, è un lavoro dove siamo veramente molto fortunati, no? Perché è un lavoro che fai produzione, vendita, marketing, parte finanziaria, cioè praticamente hai tutto, tocchi tutti i settori, dalla produzione alla vendita, per cui comunque insomma è facile. E poi soprattutto se tu sei cresciuto in campagna c'hai quel senso del ritmo, quel senso del tempo, quell'amore per i tuoi prodotti, no? In questo dinamismo, no, mi viene un po' in mente il mondo dei motori, no? Se ti dovessi fare una domanda relativamente ad una macchina che hai nei ricordi, che cosa mi diresti? Assolutamente mi viene in mente forse una delle macchine che mi ricorda sia il mio lato paterno, perché ce l'avevamo a Bulgari da ragazzini, per cui si girava sempre con questa macchina, si cominciava a guidare noi a 14 anni a giro per la nostra tenuta lì, e anche mio nonno materno che ci veniva a prendere a Roma dall'azienda di Fiorano in questa macchina che era la 2CV, che era proprio la macchina meravigliosamente campagnola ma piena di charme, piena di carattere, piena di personalità, che ne abbiamo ancora addirittura una e la teniamo, proprio non si usa più, ma insomma la teniamo come ricordo della nostra infanzia. E allora noi andiamo a vedere la scheda della De Chavaux che abbiamo visto al Museo dell'Automobile di Torino.
Nasce Trepetit, ma sarà una grande automobile. Ha attraversato spazio e tempo, rivoluzioni culturali e grandi cambiamenti. È stata simbolo della libertà dei giovani e in generale dell'anticonformismo. Originale, pratica ed economica. È la Citroën de Chavaux. E a proposito di cibo e di abbinamenti con il vino, dove ci mandi a fare l'abbinamento? Ma io direi di andare a Badia Passegnano, che è una delle nostre altre aziende dove abbiamo un ristorante che si chiama L'Osteria di Passegnano. Nel monastero di Passegnano c'è un bellissimo affresco nel refettorio del ghirlandaio che noi abbiamo contribuito per restaurare questo affresco. E grazie all'aiuto di Nicola, che è il cuoco da Badia da un bel po' di anni, abbiamo anche preso una stella Michelin, per cui mi fa piacere che andate lì all'osteria, sì. Allora noi, tra arte, cibo e vino, andiamo a fare il nostro abbinamento. Siamo qui all'Osteria di Passignano insieme a Nicola, a cui chiederei anche qualche nota storica di questo posto, no? Erano le vecchie cantine del Badia Passignano e oggi invece, dopo già da 15 anni che appunto è un ristorante. Nicola, cosa ci prepari oggi? Oggi andiamo a preparare uno dei nostri piatti che ci rappresenta e è il piccione. E siamo entrati appunto nell'autunno e andiamo a metterlo insieme alle castagne, appunto un prodotto molto tipico autunnale. Quindi andiamo in cucina a vedere la preparazione del piatto. Adesso andiamo a preparare il piccione dalla testa ai piedi con le castagne. Andiamo a usare tutto il piccione. Allora, qua giù abbiamo tre tipi di preparazione con le castagne. Abbiamo una salsa di castagne, un purè di castagne, un castagnaccio, dei pioppini che andiamo a saltare molto velocemente, la frutta secca, la mettiamo all'interno della coscina arrotolata dentro la pasta fillo. Qui abbiamo la pancetta che andrà a avvolgere la nostra luccia, il collo con i fegatini che appassiremo un attimino in padella. Il tutto andiamo a cucinarlo con l'olio Santa Tea, fresco di frantoio, piccante in fondo, persistente, adattissimo a queste preparazioni. Facciamo prendere caldo e deve essere abbastanza al punto quasi di fumo l'olio, in modo che riesca a far diventare la nostra pelle croccante. Gli diamo giusto 2 minuti di forno. Una volta che riposa, il piccione è pronto, cioè la cottura deve essere di questa parte, deve essere al sangue. Allora, una volta abbiamo preso bene il calore, vedete che ha dorato il petto. Facciamo anche un'operazione ulteriore per renderlo croccante. Giriamo, fatto il petto, e lo mettiamo 2 minuti in forno. Sulla base andiamo a mettere la nostra salsa di castagne, semplicemente castagne frullate appunto con un filo di olio. Qui invece abbiamo un purè fatto appunto con castagne e patate. Questo invece è un castagnaccio fumo di rosmarino, non abbiamo messo né pinoli e né uvetta. Andiamo a sistemare il nostro collo, andiamo a ricordare appunto che c'è la frutta secca in mezzo. Abbiamo saltato i pioppini velocemente in padella. La nostra coscina, questa è la luccia, prima è stata appunto avvolta nella pancetta e cotta con una cottura a 80 gradi per giusto 10 minuti, poi l'abbiamo ripresa e passata velocemente in padella per fargli acquistare la croccantezza. Il nostro petto di piccione, aggiustiamo il tutto con 2 erbette appunto a ricordare un po' i profumi che abbiamo nella stagione e anche nel piatto che andiamo a fare. E tutto finiamo con il nostro fondo ricavato appunto da ossa e cotto tutto il giorno. Mettiamo un filo di olio a crudo appunto del nostro olio nuovo del frantoio Santa Tea. Ora, insieme al sommelier dell'osteria, abbiniamo il piatto. Francesco, qual è il tuo suggerimento di abbinamento? Ho pensato di, diciamo, accompagnare questo piccione, che è, diciamo, uno dei piatti fondamentali dell'Osteria Passignano, con il tinanello. Lo abbiniamo soprattutto per i suoi sentori. Diciamo che ha un tannino molto delicato, va a attenuare proprio il gusto del piccione, che è un gusto di selvaggino, quindi un gusto forte. Frutti rossi, come quasi tutti i sangiovesi predominano, ma note di prugna e di ciliegia. Andiamo proprio a completare il nostro piatto.